Seduta animata quella del Consiglio Comunale di ieri a Biceglie, riunitosi per discutere un impegnativo ordine del giorno. Il primo atto è stato la surroga del consigliere Assunta Russo, eletta con l'UDC e dimessasi a seguito della nomina a subcommissario al Comune di Margherita di Savoia con il consigliere Antonio Todisco, che però, come da noi ampiamente preannunciato, non ha fatto in tempo a sedersi che ha cambiato partito, aderendo al maxi gruppo Biceglie prima di tutto, che sale così a 14 consiglieri in attesa di nuove conquiste. Approvate poi una delibera di prelievo dal fondo riserva, le variazioni al bilancio e al PEG 2012 e soprattutto il bilancio di previsione sperimentale. Si tratta di un tipo di bilancio che entrerà in vigore nel 2014 e che vede Biceglie uno dei pochi, se non l'unico comune pugliese a far da pilota, approvando già da quest'anno, oltre al bilancio tradizionale, anche questo nuovo strumento che si avvicina molto di più ai bilanci delle aziende private ed è più chiaro e trasparente, rendendo più difficili gli artifici contabili con cui quasi sempre si rendono i bilanci degli enti pubblici poco rispondenti alla realtà. Una soddisfazione per il comune di Biceglie e per il dottor Angelo Pedone, tra i migliori dirigenti del settore del nostro territorio e non solo. Il Consiglio si è concluso discutendo del riordino delle province. Il sindaco Spina ha comunicato che, non essendoci più il tempo per indire un referendum ufficiale, per scegliere tra area metropolitana e provincia di Foggia, qualora fosse confermata la soppressione della BAT, si procederà ad una consultazione non vincolante dei cittadini. Noi speriamo sempre che fino all'ultimo ci sia la possibilità di poter salvare questo ente secondo quell'indirizzo che anche lo stesso Consiglio Comunale di Biceglie ha dato nella seduta del 5 novembre ultimo scorso. Io ho espresso una posizione netta per quanto riguarda il riordino delle province sì dal primo Consiglio Comunale che abbiamo fatto nei primi di ottobre, ossia come un voto contrario a estendere la sopravvivenza della BAT provincia o a una sua eventuale estensione con altri comuni limitrofi, perché riteniamo che sia arrivato il momento per fare un po' di pulizia, seguire i dettami della spending review e provare a tentare di abolire tutte quante le province. Tornando alla fulminea adesione di Todisco a Biceglie prima di tutto, va ricordato come al nuovo gruppo consigliare hanno aderito i consiglieri eletti nei partiti più disparati della maggioranza ma anche dell'opposizione, compresi Di Pierro, Fata e Pedone, eletti con il PDL e che ieri hanno dato vita ad una dura polemica con gli ex colleghi di partito. A Di Pierro è stata infatti notificata una lettera di esclusione dal PDL che immaginiamo stia per essere ricevuta anche dagli altri due. Per tale motivo sia Di Pierro che Fata hanno ritenuto di dover motivare con duri interventi le motivazioni che li hanno indotti ad una scelta che hanno detto sofferta e motivata dall'inagibilità democratica del partito nel quale hanno militato tanti anni. Gli ha replicato il consigliere del PDL Rigante in uno dei suoi rarissimi interventi ascoltati in Consiglio Comunale. A chiudere la contesa il sindaco Spina, che come un affettuoso papà ha richiamato bonariamente i discoli all'ordine, ricordando ai contendenti come si sia tutti dalla stessa parte, che Biceglie prima di tutto è nata a favore della città e non contro qualcuno, tant'è che non ci saranno rimpasti in giunta nonostante gli equilibri politici si siano sensibilmente modificati. Biceglie è un grande laboratorio politico, ha concluso Spina con il piglio del grande timoniere, in passato con le liste civiche, oggi con la grande aggregazione di Biceglie prima di tutto, altre realtà guardano a noi come esempio. Sì, ci permettiamo di dire noi, come esempio di trasformismo sicuramente.